Oh, eccoci qui con un'altra recensione di un micro cabinato di My Arcade. E, come solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla fine del video se vi è piaciuto il video e di cliccare sulla campanella che trovate sotto al video per poter rimanere aggiornati su tutti quanti i video che andrò a pubblicare successivamente. Oggi appunto andiamo a recensire sempre un micro cabinato, sempre della My Arcade, micro player retro arcade, ma questa volta non di Pac-Man come vi avevo fatto vedere nel video precedente, ma di Galaga. Galaga, come si suol dire. Anche qui appunto vi faccio vedere un attimo un breve unboxing. Vi faccio vedere prima la scatola dove c'è scritta la storia del cabinato. Questo appunto si ispira al cabinato di Galaga del 1981, fatto su licenza ufficiale della Namco. Qua dietro appunto abbiamo le varie informazioni e caratteristiche di questo micro cabinato e andiamo un attimo a vedere quello che è la console all'interno. Le grafiche, come vedete, sono molto molto carine. La console si presenta appunto come un buon prodotto da esposizione, oltre che appunto da giocare saltuariamente se vogliamo farci una partita e magari stupire i nostri amici che non conoscono queste cose con una nuova scimmia che abbiamo acquistato. Allora, andiamo ad aprire la console. All'interno troviamo la nostra serie di, come vedete qua appunto, abbiamo la pellicolina che si trova sullo schermo che io ho già provveduto a rimuovere. E qua abbiamo appunto le nostre micro console cabinate prodotte dalla My Arcade, che ricordo essere un'azienda statunitense, però sotto licenza della Namco. In questo caso, e appunto abbiamo Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Mappy, Galaxian e successivamente ne avremo altre. E poi abbiamo anche la licenza sui giochi della Data East, tra cui Burger Time, Bad Dudes, Karate Champ, Caveman Ninja, Heavy Barrel. E queste sono le console prodotte attualmente. Qua abbiamo il nostro volantino con le istruzioni. Perché? Perché appunto questa console ci permette di sfruttare alcune caratteristiche un po' differenti rispetto a quelle che erano quelle presenti nel cabinato arcade. Andiamo a vedere quali. Innanzitutto, questa è la console come si presenta, un micro cabinato dalle grafiche ispirate a quelle dell'originale Galaga. Come vedete, il nostro cabinato Galaga era fatto così. Queste erano le grafiche, ma le forme non erano le medesime. Qua è stato praticamente schiacciato e compresso all'interno di una forma standardizzata, perché questa e quella di Pac-Man sono identiche per struttura, ma differiscono da un particolare che adesso vi andrò a mostrare, però appunto non rispecchiano quella che è la forma originaria del cabinato del 1981. Abbiamo il controllo del volume, il jack audio, il nostro slot per le batterie, l'entrata micro USB per poter caricare il nostro micro cabinato, nel senso non è che si caricano le batterie se ci mettete delle ricaricabili, ma possiamo alimentarlo senza le batterie in modo tale da giocare senza dover consumare le batterie AA. Abbiamo qui invece lo speaker
per appunto l'audio. E in cosa differisce questo rispetto al cabinato di Pac-Man? Differisce dal fatto che rispetto a quello di Pac-Man appunto noi abbiamo il pulsante azione, in questo caso fuoco, reset start, la croce direzionale e il pulsante fuoco. Anche in questo caso, come nel micro cabinato di Pac-Man, qualora volessimo noi possiamo rimuovere la manopola del joystick per poter utilizzare la classica croce direzionale, quindi impugnare così il nostro cabinato, quindi usarlo proprio come se fosse un controller. Si va un po' a perdere quello che è il gusto però di giocare con una sorta di micro cabinato arcade, secondo me, nel senso la manopola, anche se non risponderà certamente come una manopola micro switch, dà una sensazione diversa. Qua abbiamo ovviamente una croce direzionale con pad conduttivi e anche i pulsanti sono con pad conduttivi, quindi insomma non aspettatevi lo stesso identico feeling di prodotti professionali full size. Qua abbiamo qualcosa di molto economico. Perché? Perché questa console, comunque anche questa, come quella di Pac-Man, viene proposta a un prezzo indicativo che si aggira intorno ai 25-30 euro. Se volessimo accendere appunto la nostra console, dobbiamo premere sul pulsante coin, che è qui, come se andassimo a inserire delle monete, e si avvia la nostra ROM. Non c'è possibilità di espansione alcuna di quello che è il parco titoli all'interno della console. Così è e così la tenete. Qua abbiamo come ROM preinstallata quella di Galaga, ma non la versione arcade come ci aspetteremo, ma bensì una versione, la versione del NES, del Nintendo. Quindi l'immagine, come vedete, è allargata rispetto a quella del cabinato arcade e funziona in modo differente. Appunto, non abbiamo un pulsante coin, abbiamo il pulsante start, abbiamo il pulsante fire e via. Proviamo ad avviare la ROM, quindi il gioco, e vediamo un attimo come funziona. Questo appunto è l'audio, ve lo faccio sentire. L'emulazione è perfetta, come vi dicevo, anche nel caso del cabinato di Pac-Man. Ci sarebbe poco da, cioè, c'è poco da aspettarsi, nel senso, non possiamo aspettarci che non sia buona l'emulazione. Stiamo parlando di emulazione di una ROM dello SNES, per cui, cioè del NES, del Nintendo, per cui ormai diciamo che Nintendo lo emulano pure i frigoriferi, realmente, perché appunto adesso ci sono i frigoriferi che funzionano con Android, come sapete benissimo. Con Android possiamo emulare praticamente tutto scaricando tutti gli emulatori possibili. Però appunto lo schermo è ottimo, la qualità dello schermo è ottimo, non si può regolare la luminosità, l'audio è potente. Il pulsante d'azione reagisce molto bene ai nostri comandi. Ecco, questa è la differenza rispetto al cabinato di Pac-Man. Il cabinato di Pac-Man non presentava nessun pulsante d'azione. Questo invece presenta anche un pulsante, come vedete, di azione, come è giusto che sia, nel senso che noi ci dobbiamo spostare a destra e a sinistra e sparare agli invasori alieni. E questo era il nostro cabinato di Galaga, questo prevedeva. Però appunto in questo caso abbiamo la versione del NES, e quindi è un pelino differente, anche se è gradevole comunque. Una cosa che appunto vi dicevo rispetto a
rispetto a un qualsiasi altro emulatore, a una qualsiasi altra console, è il fatto che questo cabinato non presenta la possibilità di salvare i propri record. Di conseguenza noi potremmo sforzarci quanto vorremmo di superare le nostre i nostri possibili record, ma voglio farvi vedere. Ok, abbiamo possiamo mettere in pausa anche un'altra cosa che mancava nella versione arcade. Nel momento in cui andremo a morire però, o nel momento in cui andiamo a resettare, cioè moriamo e continuiamo a giocare, noi il nostro record lo manteniamo, ma se andiamo a resettare o spegnere il cabinato perdiamo il nostro record. Perché? Perché non c'è una memoria, questo piccolo giocattolino non è provvisto di nessun tipo di memoria. È una cosa d'esposizione, è simpatico, è buffo qualora appunto avessimo un qualche amico che ci viene a trovare, vogliamo fargli, lui vede questa cosa scherzando e dicendo ah ma che carino questo modellino eccetera eccetera, noi glielo accendiamo davanti e lui si ritrova con la versione proprio originale, cioè del Nintendo, quindi possiamo giocare con Galaga, ma non una versione una versione rifatta, ma la versione originale. Però appunto questo è quanto e basta, cioè nel senso rimane una micro console fine a se stessa, non prendetela come possibilità per poter emulare altre cose eccetera eccetera. Non so se si può fare, ma non ne vale la pena, nel senso che abbiamo sì una croce direzionale, abbiamo pulsanti start e reset, però abbiamo un pulsante di fuoco e basta, quindi anche se doveste riuscire in qualche modo ad aprire e modificare la parte interna per farci funzionare altre ROM, siamo limitati da questo. Forse l'unica cosa che l'unico cabinato che potrebbe essere preso in considerazione per questo tipo di modifica, se ci fosse effettivamente la possibilità, sarebbero quelli della Data East, che appunto presentano due pulsanti. Allora lì ci potremmo mettere magari tutto quanto il nostro NES all'interno e vedere se è possibile farlo. Ma per ora io mi limito semplicemente a farvi questa recensione di questo prodotto così com'è. Niente, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo appunto di mettere mi piace, iscrivervi al canale, e questo era il micro cabinato di Galaga della My Arcade, e con questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video.